Ai Roma Moto Days, Honda ha presentato in anteprima mondiale il nuovo scooter Forza 300. Qui con noi c'è Costantino Paolacci, responsabile comunicazione di Honda, che ce lo presenta. Ciao Costa. Ciao Giuseppe. Parlaci. Siamo sì, qui al Moto Days, anteprima mondiale per il nuovo Forza 300. È un modello molto importante nella gamma degli scooter Honda, perché un Forza 300 esisteva già, la versione Euro 3 non era stata aggiornata e quindi si è colta l'occasione per fare un modello completamente nuovo. Il pubblico degli scooteristi, dei commuter e anche la rete dei concessionari chiedevano a Honda un Forza 300 più simile al Forza 125, che è un modello di grande successo in tutta Europa, oltre 30.000 esemplari venduti dal momento del lancio, in particolare in Francia, che è il mercato di riferimento. In Italia uno scooter di questo tipo invece è richiesto in una cilindrata intermedia. Ecco perché nasce quindi il Forza 300 con queste stesse linee. L'occasione era anche utile per introdurre tutta una serie di novità e di aggiornamenti. Appunto, oltre all'estetica, cosa c'è di nuovo? Esatto, dunque, a partire dalla linea, che riteniamo sia molto elegante ma anche sportiveggiante, c'è la Smart Key, quindi l'utilità di tenere la chiave in tasca e di poter attivare lo scooter senza agire con una vera chiave. Se si installa il top box opzionale, la Smart Key agisce anche sul top box. C'è poi il parabrezza regolabile elettricamente, sottosella per due caschi integrali. Una prima per Honda è il controllo di trazione su uno scooter con variatore. Le ruote crescono nel diametro, da 14-13 sono ora 15-14. Prestazioni sono quelle del motore da 279 cc del SH300, qui con una messa a punto differente. La potenza rimane invariata, migliora la coppia a regimi più bassi, con un miglioramento anche per i consumi. Rispetto al precedente Forza 300, questo pesa 12 kg in meno, ha migliori prestazioni in velocità massima e in accelerazione. Riteniamo che possa avere un'accoglienza da parte del pubblico molto favorevole, si va a inserire in un segmento di mercato molto agguerrito. Il prezzo ancora non è ufficiale, non è stato diffuso, ma sarà concorrenziale con la concorrenza di pari segmento. Colore e disponibilità? I colori disponibili saranno 4, oltre a questo elegante blu e bianco satinato ci sarà anche un nero e un silver. La disponibilità, abbiamo detto, è verso fine maggio, si possono già raccogliere gli ordini. Come vedete nelle immagini, fari full LED sia davanti che dietro, ovviamente l'ABS è di serie. C'è una particolarità per quanto riguarda il raffreddamento: il radiatore è posizionato di fronte al motore, ci sono delle canalizzazioni che qui dalle bocche anteriori di areazione fanno confluire l'aria nella parte posteriore, dove c'è anche il radiatore. Ok, grazie mille Costantino. Grazie a voi. Ciao a tutti, alla prossima. Alla prossima.